tensioni e incidenti non ci sono stati, ma un leggero calo delle presenze, questo sì. Gli organizzatori della Fiera del Libro ammettono un 2-3% in meno rispetto ai 302.000 visitatori dello scorso anno, frutto del baccano creato circa la presenza a Torino di Israele come paese ospite. Ma l'invito al boicottaggio si è rivelato un'arma a doppio taglio, accrescendo l'interesse dei media sull'evento e dirottando gli aficionados del libro ad orari alternativi rispetto a quelli delle inoffensive manifestazioni di protesta. Chi grida nella società mediatica ottiene certi riscontri. Poi ci sono centinaia di migliaia, milioni di persone che non gridano, che la pensano diversamente e che la cultura la fanno, la consumano in silenzio. Ed è a loro che ci rivolgiamo, anzitutto ai 300.000 visitatori della fiera, che le garantisco sono il pubblico più fantastico che chiunque si possa augurare e che sono una grande risorsa per il paese. Sono l'avanguardia del paese migliore. Stand di editori grandi e piccoli e sale convegni hanno visto il consueto tourbillon di lettori, accaniti e neofiti, segno che ormai la manifestazione, seppur per certi versi sovrabbondante e dispersiva, mantiene forte il suo richiamo incurante delle polemiche. Ma il senso di incontrarsi tra appassionati di libri qui al Salone è proprio quello di accostarsi e prestare orecchio alle musiche degli altri, alle storie degli altri, alle narrazioni degli altri, per cui è, secondo me, molto sgradevole che qualcuno possa pensare di decidere chi ha il diritto ad essere ascoltato e chi no.